Pappagallo. Buongiorno, it's Abbiamo another day. necessità Abbiamo necessità. di un pappagallo. Sto facendo la pipì addosso. Mannaggia, sarà pure la pioggia qua che è piovuta stanotte che Che mi sta c'entra la stimolando. Mi pioggia? sta stimolando a guardare l'acqua intorno. Oh, ma tu che vuoi? Devi sempre criticare, boh. Dacci un aggiornamento, su. Tu tieni la videocamera dritta. È dritta. È Allora, drittissima. abbiamo fatto un nuovo corrugato con un cavo da 6 mm quadri per la 24 volt, ovvero noi abbiamo la pompa dell'acqua nel garage. Le nostre utenze a 24 volt sono tre: pompa dell'acqua, Eber speaker acqua, e poi voglio fare una linea per le luci d'emergenza in caso vada via, si rompa l'inverter, insomma, avere una luce. Però comunque ho deciso di mettere una scatola di derivazione nel garage, quindi stiamo portando, come vi stavo dicendo, un 6 mm quadri nel garage, dove da lì poi mi allaccio alla pompa dell'acqua. Se dovessi in futuro aver bisogno di attaccare qualcos'altro a 24 volt, ecco, posso farlo. Chiaramente tutto in base alla sezione dei cavi, però col 6 mm quadri non avremo nessun problema, posso attaccare altre utenze. Adesso, dato che qui la matassa dei cavi che si è formata, insomma, è bella, bella consistente, stiamo modificando la struttura della nostra dinette dove doveva essere contenuta la tannica dell'acqua per far passare meglio i corrugati e poi qui creeremo la famosa cassettiera di cui vi ho parlato. Allora, abbiamo deciso di smontare l'armadio. Ci è venuta una mezza follia, una mezza idea folle stamattina, perché? Mi metto pure io d'accordo. Allora, posizionamento del tavolo, tavolo che diventerà anche il nostro secondo letto. Amore, ti appoggiare. Che cos'è IKEA? Il Sono per. nostro secondo letto matrimoniale, Esatto. chiaramente componibile, no? Ci siamo detti in altre parole, perché avere questo spazio sotto il gradino quando non ci serve più? Togliamolo e recuperiamo anche lo spazio sottostante qui all'interno dell'armadio. Sì, perché fai vedere la videocamera. Ad Andrea avevano rialzato questo modulo IKEA perché qui andrà il frigorifero, no? Dato che c'era la tanica col gradino, altrimenti non si sarebbe aperta la porta del frigo. Quindi abbiamo 13 centimetri, tra virgolette, persi da terra. Da Sotto. sotto. Allora ci siamo detti, togliamo questo scalino, facciamo solo la copertura laterale per il corrugato. E tra virgolette, questo spazio lo recuperiamo qua sopra. Avremo altri 13 centimetri, quindi un bel cassettone capiente di facile accesso, anziché ogni volta togliere qui la lastra da terra per poter accedere qui sotto, che sicuramente avremo avuto uno spazio più capiente a disposizione. Ma non c'è più la tanica, vale la pena. Anzi, questo spazio ricavato, di questo spazio ricavato ne gioverà mia, perché avrà un'altezza maggiore tra top del tavolo e pavimento. Speriamo che stiamo facendo la cosa giusta, ma siamo abbastanza convinti. Dai, da là. Questo è il riscontro. Qua il centro della batteria, no? Eh? Qua ci sono tutte queste cose. Batteria, Tu metto lo vuoi mettere là? via. Dove lo vuoi Sì, dai, mettere? sì, sposta tutto. Facciamo il contrario, mo, perché è No, no, pesante. non posso lasciarlo. Pesante. La batteria è pesante. Che stai a dire? Sposta una cosa alla volta. La devi alzare. Di poco. Appoggia, appoggia. Ce l'hai fatta? Questa era la vecchia struttura. Chiaramente il problema adesso qual è? Che il pavimento era adattato per terminare qua. Metteremo una bacchetta. Non ci fa piacere l'idea, ma di certo non andremo a staccare tutto per fare lo sbalzato. Non so nemmeno se si definisce così. Amore, io lascerei così. Bello capiente. Guarda, non sembra. Però è già una bella Molto più differenza. grande e Ho voglio. spazio sulla testa, quindi ho più luce.
anche se non sono uno che soffre di claustrofobia o che si sente soffocato, altrimenti non vivrei in camper. Però, tutto sommato, pensavo peggio. Pensavo, sì, peggio, dai, è andata bene. Qua, come vedete, ci sono i segni dell'acqua che è colata dalla tanica davanti. Pensate un po', è arrivato fino a qua l'acqua, nell'angolo anteriore destro. Adesso andrò a mettere il sughero, dopodiché metterò ancora quel biadesivo che abbiamo sempre messo tra pavimento e legno, pareti e legno, che funge anche da ammortizzatore, e vado a riposizionare il modulo. Chiaramente non andremo a mettere il parquet qui sotto perché è zona persa, poi ripartiamo così. Allora, abbiamo smontato, quindi ce l'abbiamo fatta. Guardate quanto spazio c'è. È veramente incredibile. Cioè, alla fine è lo stesso spazio di prima, però essendoci il gradino era più, ci sembrava più compresso, vero? Mentre adesso molto più spazioso. Abbiamo rimontato anche la mensolina. È lo spazio che hai ricavato E sopra. Ah, abbiamo, ecco, sì, questo è lo spazio di cui parlava Michele prima, dove tu non ci 30 arrivi, amo. centimetri. Mi sa che te lo frego io quello spazio. Ci arriva, non ti preoccupare. E i 13 Lì centimetri, possiamo sì. metterci tipo delle borse, gli zaini, Ah. creare un cassetto extra. Sì, vabbè, l'hai perso sotto, l'hai Esatto. acquisito un po' più piccolo sopra, però dai, non aveva senso tenere quel gradino sotto, mi dovevo chinare io ogni volta, non Infatti. fa niente, Mia c'ha pure un po' di spazio, per quando deve elemosinare il cibo mentre mangiamo. Amore, la mia pancia inizia a brontolare, non so la tua, che ti mangi le chewing gum, ma dobbiamo andare a mangiare. E allora andiamo.